ti sale tu 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 tu. Ciao Giona, dopo io e Gina andiamo a fare una cosa al mare. Che cosa? Una nuotata. Ciao Dino, c'è. Ciao Pirillo. Alex, amore mio, siamo tornati qui al nostro mare. Vero Jane? E voglio fare una nuotata solo per te. Sì, Jane, solo per te. Grazie tesoro. Solo per te, Jane. Grazie, amore. Ti amo, Jane, come io amo te. Aspettami, Alex, vengo anch'io. Non male, Alex. Sì, lo so, Jane. Ma che cosa sarà successo? Non lo so, Alex, ma qualcosa ce l'ha impedito. Qualcosa l'ha bloccata. Ha reso l'acqua limpida in un'acqua quasi nera. Nera marrone. Che cosa sarà stato? È stato il mio arrivo. Che soffi! Eccomi. Sofì, come stai? Ciao, ragazzi. Sto molto bene, voi? Bene, dai. Che fate di bello? Siamo venuti qui oggi pomeriggio a fare un bel bagno al mare, visto che la tua sera è affrettata un po'. Avete fatto bene, oggi c'è proprio un bel tempo. Jane, guarda! Ucciderlo. No, cacciarlo da dove è arrivato. Grazie, Sophie. Sei la migliore. Grazie, ragazzi. Ha ragione mia moglie, Jane. Non siete scappati, Jenny Jones. Sophie. Buonasera, Alexander Jones. Sei davvero brava. Non pensavo che la giornata di ieri fuori andasse così sto. Che cosa sulla testa? Sono feci! Jane, puliscimi! No, Alex, esiste il nostro mare. Quello lì. Ok, Jane, vado. Che schifo. Una mano? No, grazie. Forza, Alex, andiamo. Non siamo qui per fare le cavolate. Ok, Jane. Amore, dove sei finito? Devo raccontarti una cosa che ho appena scoperto. Dimmi tutto, Jane. Sono qui solo per te, come tu ben sai. Lo vedi il tatuaggio che ho sul piede? Sì. Volevo dirti che quello rappresenta... Che cosa, Jane? L'antichissima monte di Animen. Perché, come ben sai, Animen è stato un grandissimo dio dell'antica Arabia. E noi dobbiamo scoprirne di più. Lui mi ha minacciato in sogno dicendo che avrebbe distrutto tutto se noi gli consegniamo un'antica cosa. Forse un gioiello. Io vado a sorfeggiare, quindi tu stai qui. Cioè, ma Alex, stavamo parlando di cose serie. Vabbè, rilassati, poi ne parliamo. Mare, 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 mare
Positive. Alex, dopo tanto tempo sono riuscita a riprendermi una volta il sole, così finalmente posso abbronzarmi. Ma la cosa positiva è questa vista. C'è anche di qui, Jane. Più che ragione. Potremmo farci una canzone su questa cosa. Su questo panorama mi sembra un buon momento. Posso mandare la sigla? Hai ragione. Corri di qua, non stare lontano da me, perché lontano tu lo sai. Vieni con di là, assai, corri di qua, non stare lontano da me, perché lontano tu lo sai. Vieni pure, ti devo dire una cosa. Jane, dove sei? Ah, eccomi, amore. Volevo dirti una cosa, ma questa volta deve essere importante, quindi ascoltami bene. Ho saputo che Anime è tornato. Ascolta bene. Il tatuaggio che mi è stato inciso alla nascita, e non so per quale motivo, vuol dire, significa qualcosa, amore. E so che quello che rappresenta non è niente di buono. È un grave, un monte di sabbia, quasi una collina, che con dei sassi si possono salire. Quindi se andiamo a trovare questo strano posto, forse troveremo risposta al messaggio che Anime ci ha dato.
Allora, Alex, non so chi sia anime innanzitutto, ma nel mio sogno era tipo un'immagine strana, molto sfocata. Oh, sono stanco. Perché ti siedi? Cioè, mi fai camminare in deserto dell'Arabia antica e noi... E io... Oh, Jane, sono stanchissimo, non ce la faccio Alex, più. Alex, guarda! È una figlia di Massi! Forse porterà... Alex, è il monte di Animen! È wow, Jane! Che abbiamo trovato! Forza, saliamo! Io onestamente, da quello che mi hai detto, non so se crederci o meno, dopo tutto era un sogno, ma non riesco a trovare che cosa dobbiamo fare noi. Cioè, perché siamo arrivati fin qui? Con quale scopo e soprattutto con quale motivo? Sai dove andare, vero? Sì, Jane, so soltanto che dobbiamo trovare una strada per tornare al paesino per poi tornare a casa. Abbiamo questa avventura l'acqua. Abbiamo soltanto trovato un piccolo villaggio contenente degli antichi testi arabi, cosa che ci è servita appunto per rintracciare le nostre archeologizzazioni. Penso di non aver capito assolutamente niente di quello che hai detto, ma ok. Quindi dobbiamo tornare a casa. Sì, e c'è anche il modo. Guarda quel signore, forse ci presterà quel cammello. Medico, ci scusi. Sì? Sapete dove si trova il villaggio? Il villaggio più vicino? Salite. Ci stiamo in due? Sì, sì. Smille, è stato molto gentile da parte sua. Guidali fino al paese. Voi? Ok, Jane, possiamo riprendere il nostro viaggio. Andiamo. Il dromedario si ferma qui. Penso proprio che il paese sia dall'altra parte. Affrontiamo questa foresta allora. Va bene. Grazie, cammello. Alex, un dromedario, una gobba, un dromedario. Due gobbe e un cammello. Easy peasy. Grazie. Andiamo. Ho un po' paura. Jane, se stai con me, risolverai tutto. Lo pensi? No, ne sono sicuro. Ok, andiamo. Amore, dove sei? Andiamo avanti, veloce. Sì, ci sono. Quante foglie grandi ci sono qua? Oh. Non possiamo passare la notte qui. Sarebbe troppo pericoloso. Hai ragione. Forza, ci sono delle luci di qua. Arrivo, Jane. Sì. Una persona, penso. Ma che sta succedendo? Stanno facendo dei riti. Penso proprio di sì. E lo stanno facendo i loro idoli. Dobbiamo secondo te intervenire o dobbiamo lasciar stare? Interveniamo. Ci scusi? Ci scusi? Signore? Sa dove si trova il paese? Il paese? Aina e Albidù? Bidù? Grazie mille, andiamo, Jane. Non possiamo. Perché no? L'hai visto? Visto che cosa? Quello è... Sì, Jane. Sta arrivando qualcosa. Andiamo. C'è qualcosa che nell'acqua si sta muovendo. Sta venendo a riva. Che diamine è quello? Penso sia... L'hanno risvegliato. Dobbiamo rimediare a ciò che è appena successo. Il male è stato aperto. Non se ne andrà più via. Penso proprio che il mostro ci abbia ormai preso nella sua trappola, mortale.
Come ci esco da qua? Alex! Non siete stati rapiti, state tranquilli. Siete soltanto nel mio giardino protettivo dai demoni. Protettivo dai demoni? Tu sei il tizio del cammello. Autoritario, Alex. Sono proprio io. E oggi, mi dispiace dirvelo, ma avete risvegliato uno dei peggior demoni della nostra religione. E chi sarebbe? Animen. Se dovete tornare a casa, sapete già che cosa vi darò. Il cammello. Il mio dromedario mi ha avvisato della faccenda. E dove siamo ora? Nel giardino botanico della nostra città. Se siamo in una città c'è del cibo. Cibo? Non si agiti, signorina. Sì. I miei servitori glielo porto subito. Servitori? Mi presento, sono il principe. Il principe? Oh mio Dio, un infarto ho preso. No, grazie, non mangio le lumache. E io non mangio gli scorpioni. Beh, la strada per tornare a casa lo sa il cammello. Vedi che è un cammello. Quindi, andate sempre dritto verso il sole e arriverete. Grazie mille. C'è stato d'aiuto. E riguardo il demone, staremo più attenti. Grazie. Io, avendo posseduto Alexander Jones, potrò distruggere questo mondo. Alex, ma che stai facendo, Alex? Fermati. Cos'è questo? Fa tanto freddo. Basta. Alex, ma che stai facendo? Non ti riconosco più. Alex, ma non eri tu? Oh no, sarai stato posseduto dal demonio. Intendo Animen. Ti prego, dammi un segno di vita, Alex. Ti prego. Alex, ti prego. Sono io, Jane. Svegliati. Alex, sono io, Jane. Ma sta bevendo. Alex, svegliati. No, non è la visione, è Animen, che ha in mano l'universo. No, ha il potere su di noi. Finalmente potrò distruggere questa terra, tanto amata dagli esseri umani. Jane! Alex, sei viva allora? Oh no, Alex Thunder Jones è tornato vivo. Devo possedere qualcun altro. Dobbiamo sconfiggere questo mostro. C'è in aumento un piano. Se usiamo il surf che ho usato io, e la famosa asta magica delle sirene, cosa che non sia stata molto specificata, ma bene o male lo sappiamo, potremmo scagliare il nostro potere contro Animen. Che dici? Ok, cerchiamo il surf. Non è qui, eccolo. Jane! Jane! Ho il surf! Perfetto, Alex! Mettiamo insieme questi oggetti. Potenza delle sirene! Jones! Sì! Animen è morto! O è sparito! Amore! Ce l'abbiamo fatta! Non ci posso ancora credere!
sogno per mostrarti il mare. Noi sulla spiaggia arrivavamo ai bei tempi. E tu non sai che cos'è l'avere l'amore del cuore. Peccato che io ci odi tanto per una cosa che non ho fatto noi. Ma risolverei tutto di questo ne sono sicuro, di questo ne sono sicuro.